Circa i risultati amministrativi che la sua gestione ha ottenuto, c'è una cosa che mi sembra un po' difficile che si possa realizzare, è quella notizia che è stata data circa la soluzione del problema dell'occupazione delle case di San Lorenzo, di proprietà comunale, da persone che non hanno, diciamo, le carte in regola. Ora, che la regione abbia dichiarato quelle case come residenziali popolari, questo non vuol dire che risolve il problema, perché si dovrebbero consegnare quelle case all'ex IACP che le dovrebbe gestire. Quindi ci sono due cose: uno è patrimonio comunale che noi daremmo gratuitamente a un ente, diciamo, privato. E poi questo ente privato, ma lo vuole questo patrimonio da parte del comune di Aversa, visto che là ci sono tanti soldini da spendere e ci sono difficoltà per ottenere i pagamenti dovuti? Allora, intanto ritengo che siamo riusciti ad arrivare ad una soluzione prevista dalla legge. E quindi l'alternativa là erano quello di rendere esecutivi gli sgomberi che momentaneamente per normativa Covid sono stati bloccati in tutta l'Italia. Lì parliamo di oltre 136 famiglie, quindi un quartiere intero da sgomberare, con i limiti poi che ci sono, perché da un lato bisogna sgomberare, ma dall'altro lato bisogna trovare una sistemazione dignitosa alternativa. Quindi noi che cosa abbiamo immaginato? Poiché in Regione Campania c'è una legge, che può essere definita una legge di sanatoria per tutti coloro che, vengono definiti occupanti abusivi di immobili di edilizia residenziale popolare. Poiché sono stati finanziati le case ubicate in via San Lorenzo con un finanziamento per una legge straordinaria per il terremoto, di fatto noi avevamo da subito intuito che sono definibili di edilizia residenziale popolare, pur non avendo il comune di Aversa mai avuto una certificazione in tal senso. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è quella di chiedere agli enti preposti di dichiarare se era corretto dichiararli edilizia residenziale popolare, e così è stato. Il 26 di giugno abbiamo ricevuto questa comunicazione dall'ente preposto che quelle abitazioni sono di edilizia residenziale popolare. Conseguenza, tutti i residenti, anche occupanti abusivi, potevano aderire ad una legge regionale per sanare la loro occupazione, il loro status di abusivi. Quindi di fatto in 4 giorni tutti i residenti del quartiere hanno fatto richiesta di sanatoria e quindi di sanare la loro condizione da occupanti abusivi a occupanti legittimati. E questo non vuol dire che non dovranno pagare più il pregresso e non dovranno pagare più il futuro e il presente, assolutamente no, ma quantomeno si blocca di fatto l'azione doverosa che chi vi parla aveva già avviato, poi bloccato, e quindi gli sgomberi. Quindi già la parola sgombero per occupazione abusiva viene cancellata qualora la sanatoria, che adesso c'è una frase istruttoria perché tutti l'hanno presentata, ma adesso bisogna vedere se hanno i requisiti per poter avere la sanatoria. Io mi auguro che tutti hanno i requisiti per poterlo avere, così noi già non dobbiamo sgomberare un quartiere intero e non oso immaginare le difficoltà sociali che avremmo dovuto affrontare, anche perché poi avremmo dovuto trovare una collocazione alternativa. Quindi già un grande risultato di un problema epocale e in parte è stato risolto, quantomeno ci avviamo verso la risoluzione. Poi c'è il secondo tema, che è quello della capacità. Ah, poi tra l'altro, avendo la dichiarazione di edilizia residenziale popolare, il canone viene riequilibrato rispetto all'edilizia residenziale popolare, quindi ci sarà sicuramente un risparmio rispetto all'attuale canone, e questo però è un tema secondario. Detto ciò, c'è il secondo tema. Noi dobbiamo rientrare sempre nell'ottica del buon padre di famiglia, e cioè quello di riuscire ad ottimizzare il più possibile
le proprie come so dire, proprietà e renderle fruibili, renderle belle, renderle sicure. E questo lo si fa rispetto a quelle che sono le possibilità economiche, di personale, dell'ente. Noi non siamo in grado, alla luce dello stato di fatti attuali, di mantenere, di gestire, nonostante nel primo anno del piano triennale abbiamo messo 250.000 euro sugli immobili di proprietà comunale per intervenire sui tetti, perché in alcune abitazioni ci scorre dentro, nonostante abbiamo presentato un progetto di 10 milioni di euro per il rifacimento infrastrutturale di tutta la parte di viabilità e di servizi connessi alle piazze e alle strade della zona di San Lorenzo, ma questo è un altro tema. Abbiamo pensato di attivare un'interlocuzione con l'ex IACP, oggi Acer, per provare a capire, dopo aver creato le condizioni amministrative di legalità rispetto alle singole posizioni, di dare in concessione gli immobili di San Lorenzo e quindi la gestione degli immobili di San Lorenzo. Primo motivo ve l'ho già detto. Il secondo motivo, perché l'Acer ha la possibilità di poter accedere ad importanti finanziamenti governativi attualmente in essere, tipo l'ecosisma bonus, tipo il 110, tipo il 90%, quindi tutta questa strategia di programmazione politica, oltre a risolvere un problema sociale serio, è anche quello di provare ad ottimizzare attraverso progettazioni ed interventi di qualità, appunto, la vera qualità dell'abitare in un quartiere che per noi è prioritario, tant'è vero che attraverso una progettazione già finanziata con un accordo di copartecipazione tra Acer, Città di Aversa e Dipartimento di Architettura, noi portiamo a casa un finanziamento di 7,2 milioni di euro per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di Acer in Via del Popolo, più il rifacimento di Piazza Giovanni XXIII, più le strade connesse intorno. Non cose a da farsi, cose già finanziate e progettate. E consentitemi anche qui di dire, non è che l'abbiamo avuto un finanziamento, abbiamo fatto i primi in Regione Campania per la qualità dell'intervento, per l'innovazione della progettazione che nasce sul co-housing, sulla coprogettazione. Allora, seppur molti non percepiscono l'attività immensa e di sacrificio che si sta facendo, io sono qui a dire che una città la cambi realmente se hai una visione di interventi importanti, come ad esempio questo, perché restituire qualità abitativa a dei nostri concittadini e di sviluppare e di rendere vivibili attraverso nuove piazze, punti di socialità, eccetera, eccetera, dei quartieri che sono sempre stati definiti di periferia in una città di 7 km quadrati, io credo che sto mantenendo fede a quel principio che con forza abbiamo affermato quartiere per quartiere quando dicevamo prima gli ultimi. In più, in quell'area stiamo attuando il master plan con l'Ateneo Luigi Vanvitelli, dove andremo a recuperare tutta l'area definita ex-PIP con degli interventi di radicamento e di sviluppo dell'università, ma anche attraverso la realizzazione di una grande foresta urbana con un biolago, andando quindi a ridare spazi alla comunità, promuovendo anche attività culturali che sono chiaramente forniti dal nostro Ateneo Luigi Vanvitelli per il tramite del Dipartimento di Ingegneria e per il tramite del Dipartimento di Architettura. Auditorium, centro studi, laboratori, sviluppo, crescita, economia, la visione della città, la città universitaria, l'università che dà la città e la città che dà l'università. Questa è l'innovazione, per questo la città mi ha scelto, non per le chiacchiere da bar, eccetera. E noi questo stiamo facendo. Ci riusciremo? Ci riusciremo. E la città se ne accorgerà, perché Aversa non è una città banale. Aversa ha bisogno di cose rivoluzionarie per potersi esprimere dalla sua ricchezza culturale, dalla sua ricchezza enogastronomica, dalle tante associazioni, dalle intelligenze. Aversa è una città che non deve invidiare niente a nessuno, dobbiamo solo fare rete e sfruttare il più possibile quanto oggi le occasioni governative, regionali, europee ci mettono a disposizione.